tutte e a tutti. E allora, prima di cominciare, io direi, insomma, per Giamila di Milano Bologna di farle un applauso di benvenuto. Allora, Giamila non ha bisogno di grandi presentazioni, però due cosine ci teniamo a dirle anche per raccontare perché per noi è molto importante, insomma, la sua presenza qui oggi. E, allora, Giamila arriva in Italia già da un po' attraverso una casa editrice che è Capovolte, che ha tradotto il suo primo libro, Luca Cefala, Il luogo della parola, e ha quattro libri molto importanti in Brasile, tra cui il libro che presentiamo qui oggi, Piccolo manuale antirazzista e femminista, che arriva sempre tradotto da Capovolte da qualche anno, ed è un libro che in Brasile è stato importantissimo da tanti punti di vista, no? Per tanti anni nelle classifiche dei libri proprio più venduti, e questo non lo diciamo tanto per così pubblicità, ma perché in realtà è un libro che ha viaggiato tanto nelle università, in tantissimi spazi, ma è soprattutto stato uno strumento di riflessione per collettivi, per movimenti, per spazi culturali, politici, quindi un libro importante che Capovolte ha scelto di portare in Italia perché pensa che anche al di là del contesto brasiliano possa raccontare tanto, possa parlare a tante e a tanti. Oggi proviamo a parlarne un po' con Giamila. Ma al di là di questo, il lavoro di Giamila per noi è importante perché non è solo quello della filosofa, della giornalista, ma è anche importante per tutto quello che fa in Brasile e anche altrove. Qualche giorno fa abbiamo accompagnato il discorso tenuto all'ONU in occasione della giornata per la memoria delle vittime della schiavitù. E anche in Brasile, cioè innanzitutto il linguaggio non è solo quello, diciamo, teorico, politico, ma è anche una scrittrice. Questo lo dico perché ne approfittiamo per anticipare che il suo ultimo libro, che noi abbiamo amato tantissimo, Cartas para minha avó, è un libro letterario, dove quindi si entra in un altro linguaggio, che sarà tradotto sempre da Capovolte, arriverà in Italia ad agosto, si è aspettata ad agosto a ottobre, ed è un libro per noi bellissimo perché è una lunga lettera scritta a una nonna che non c'è più, dove però attraverso un linguaggio molto poetico, diciamo emotivo anche, parla di tutti i temi che in realtà vivono in tutte le sue altre opere più teoriche, più politiche, qui per dirvi che a breve arriverà anche questo. Al di là di questo, Giamila accompagna da vicino tanti progetti importanti, proprio adesso parlavamo di un progetto che è Feminismus Plurales, magari poi ci racconterà, che è una collana editoriale da lei diretta e curata, in cui hanno pubblicato solo scrittori e scrittrici razzializzati su temi che riguardano il razzismo, il femminismo, razzismo ricreativo, ci sono, insomma, sono già usciti molti titoli, e uno è arrivato anche in Italia, intersezionalità attraverso il lavoro di Giamila, dell'autrice Carla Cocirene, e Feminismus Plurales è diventato uno spazio anche a San Paolo, in carne e ossa, che fa diciamo uno spazio in cui si presentano libri, si lavora insieme, si fa anche lavoro, diciamo, di sostegno psicologico a diverse donne vittime di violenza, quindi insomma uno spazio costruito, ne parlavamo adesso, anche in maniera totalmente autonoma. Questo per dirvi che per noi il lavoro di Giamila di Bello è molto importante da tanti punti di vista, teorico, politico, filosofico, femminista, antirazzista. Noi qui a Bologna per riceverlo abbiamo cercato di creare rete e di fare in modo che noi siamo qui oggi, io, Nicola, Camilla, come parte del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, che lavora sulla letteratura e cultura brasiliana, ma ci teniamo a dire che non siamo qui solo come università, anzi, siamo qui anche come persone che fanno parte di percorsi, in realtà attive nella città, tanto che questo incontro, questi due giorni che continua domani in università, con Giamila è stata organizzata con il sostegno fortissimo di questo spazio, il centro Amilcar Cabral, la biblioteca Amilcar Cabral, con il sostegno della Libreria delle Donne, col sostegno della Casa del Mondo,
con cui abbiamo dei percorsi intrecciati, infatti c'è qui oggi anche Carolo Lato con noi della Casa del Mondo, con cui appunto da tempo portiamo avanti dei percorsi dentro e fuori l'università. Ecco, questo ci tengo a dirlo perché la rete che si è creata intorno è una rete che cerchiamo a cui cercare di dare valore, è una rete che cerca di incrociare il lavoro che facciamo in università con tutto quello che con i percorsi che invece vivono fuori, anche ispirandoci insomma al lavoro di Gianmina Ribeiro. Ecco, insomma, qui chiudo. Un ringraziamento necessario alla casa editrice Capovolte, perché appunto sta facendo un lavoro molto, molto, molto importante, sta portando in Italia autrici del cosiddetto sud globale, dal Brasile, da tanti posti, e casa editrice, diciamo, Capovolte, anche con la figura di Laria Leccardi, si è assolutamente innamorata del lavoro di Gianmina Ribeiro e ha compreso la sua importanza, tanto che appunto saranno 3 i libri tradotti. Ecco, quindi un ringraziamento speciale a un progetto non solo editoriale ma anche politico in qualche modo. E, bene, allora chiudiamo un po' qui la presentazione. Prima di cominciare con Gianmina, c'è una piccola performance introduttiva, un omaggio alla presenza di Gianmina Ribeiro qui oggi a Bologna, che arriva che è stata proposta da una compagnia teatrale, un collettivo Hospites, che è diretta da un attore, Edoardo Landin, che è anche studente di letteratura brasiliana, da brasiliano in Italia, e che a cui quindi lascio lo spazio. È un benvenuto a Gianmina. Accorrentato, incatenato, nel porão do navio atirato, nella stiva delle navi buttato, il Signore non ha avuto pietà. Nero fez di tutto, Nero ha fatto di tutto. Foi tirato do seu mundo, è stato tolto dal suo mondo, Nero soffreu, ha sofferto. Foi leiloado, è stato venduto all'asta, até hoje marginalizado, tuttora marginalizzato, pelo seu triste passato, per il suo triste passato. È ancora chiamata, è ainda chiamata, una razza virile, una razza viril. Il seu nome ficou gravado, il suo nome è stato marchiato nella storia del Brasile, nella storia del Brasil. No meio do canavial, aprendeu a tocar berimbau.
seu nome. Seu nome ficou gravado na história do Brasil. E la capoeira creò. Nego se revoltò e a capoeira creò. Nego um salve a todas as mulheres pretas do meu país, que eu tenho tanta saudade, está tão perto, está tão longe. Um salve a todas as mulheres pretas que ficaram muito conhecidas pela história que fizeram. Mas também um salve a todas as mulheres pretas que não ficaram conhecidas pela história que também fizeram. Agora eu vou contar um pedacinho de uma memória que eu tenho, que é de toda vez que eu andava para pegar o ônibus, a despachante falava para mim assim: meu filho, estuda, estuda. Ogni volta che andavo a prendere l'autobus, la persona che ti faceva entrare sull'autobus mi diceva: studia. Studia perché è l'unica cosa che non ti potranno mai rubare. Studia, mio figlio, studia. Studia perché è l'unica cosa che non vanno poter mai rubare di voi. Studia, mio figlio, studia. Nego si è voltò e a capoeira criò. Noite é para uma dessas mulheres, é de Jamila Ribeiro, minha gente. Salve, Jamila Ribeiro! E ringraziare anche il collettivo per la bella presentazione.
Bom, esse livro, O Pequeno Manual Antirracista, ele é o meu, foi meu terceiro livro publicado no Brasil. È stato il mio Pequeno Manual Antirracista, è stato il terzo libro che ho pubblicato in Brasile. E o meu objetivo com esse livro era justamente poder ampliar a discussão para além de determinados letos ou bolhas. E il mio obiettivo era poter, diciamo, ampliare la discussione al di là di determinati steccati, categorie. E o Pequeno Manual surge in un contesto, né, de, eu já tinha pensato, já tinha pubblicato vari titoli da coleção feminina di Florence. E questo testo nasce dopo che io già, dopo aver pubblicato diversi testi della collezione femministi plurali. Che ho coordinato un selo editoriale in Brasile, che até l'ultima già pubblicato 25 titoli, scritto por autores negros e negras. E che io ho una collezione che io dirigo e noi abbiamo già pubblicato 25 libri scritti da autori e autrici nere. E o Pequeno Manual è importante perché ele vem no contesto di una grande editora, né, che è la maior editora d'America Latina. Il Piccolo Manuale per me è importante perché viene stato pubblicato dalla più grande editrice dell'America Latina, insomma, la grande editrice. E io sapevo che, differentemente dal mio progetto editoriale, claro che a gente conseguiu alcanzare molta gente con questo progetto, ma è un progetto independente, con un Pequeno Manual a gente conseguiria chegar a mais espaço. Io sapevo che, chiaro, rispetto al progetto indipendente Femminismo Plurale, pubblicando questa casa editrice avrei raggiunto molte più persone. E l'obiettivo più felice che li tende si coprindo, perché è un libro che ha adottato in molte scuole in Brasile. E questo obiettivo è stato in qualche modo raggiunto perché è stato proprio adottato da diverse scuole in Brasile. Di scuole di ensino fondamentale, ensino medio. E scuole quindi primarie, scuole secondarie. E também ele vem sendo lido por pessoas, nos meus lançamentos, às vezes tem pessoas de 13 a 80 anos. E soprattutto nei momenti in cui io faccio presentazioni, sono persone che danno da 13 anni e persone che ne hanno 80. E per me era importante a linguagem, ter uma linguagem didática, perché linguagem é poder, e era importante per me também escrever de uma maneira che poderia ser mais acessível. Per me era molto importante il linguaggio perché so che è un potere didattico ed era molto importante scrivere in modo accessibile perché consapevole del potere che ha il linguaggio. E accessibile non è palatabile, che è una grande differenza. Accessibile non è palatabile. Accessibile non è palatabile, nel senso masticabile. È semplicemente accessibile nel senso da gente conseguir ter una linguagem che pudesse chegar a persone che tinham già conhecimento sobre esses temas e a persone che non tinham. Significava utilizzare un linguaggio che potesse arrivare a persone che hanno già una conoscenza rispetto a determinati argomenti, ma anche persone che invece non hanno determinate conoscenze. In un contesto di un paese come il Brasil, durante molti anni, legittimò il mito della democrazia razziale. In un contesto come quello del Brasile, che per moltissimi anni ha legittimato il mito come il mito della democrazia razziale. Che è questa idea romantica della non esistenza del razzismo. Che questa idea romantica dell'inesistenza del razzismo. Che tutti nel Brasile sono mestiços e tutti viveriano di forma armoniosa. L'idea che gli scrittori in Brasile sono tutti medici, utilizzando tra virgolette questa parola, e che viveva in modo armonioso. Esse mito prejudicou muito um aprofundamento das questões raciais no Brasil. Questo mito ha in qualche modo reso più difficile l'approfondimento delle questioni razziali in Brasile. E fez com que a maioria dos brasileiros não entendessem o racismo como uma estrutura e como um sistema de opressão. E ha fatto in modo che la maggior parte dei brasiliani non comprendessero il razzismo come una struttura di oppressione presente. Então, o Pequeno Manual surge também para contribuir com esse debate, levando em consideração todo esse nosso contexto de resistência a esse debate. Quindi il Piccolo Manuale Antirazzista nasce soprattutto per prendere in considerazione questo specifico contesto. Boa noite, eu vou fazer então uma pergunta em português. Djamila, enquanto a gente estava trabalhando com o livro, a gente fez algumas práticas de tradução e o livro
O livro no Brasil se chama Pequeno Manual Antirracista, mas tanto na tradução para francesa quanto na italiana, ele ganhou o feminista. O que você acha dessa escolha? Assim, você acha que de alguma forma apaga a luta antirracista ou elas estão casadas e elas combinam, tem um motivo que é válido para que o feminista esteja dentro do título do livro? Il suo breve riassunto, la domanda di Camilla riguarda appunto l'aggiunta al termine femminista al titolo con la pequeña manuale antirazzista in italiano, reso il piccolo manuale antirazzista e femminista. Quindi la domanda di Camilla riguarda appunto l'aggiunta di questo termine e se ha delle implicazioni nel nostro contesto. Bom, na verdade, eu gostei bastante quando a minha editora francesa sugeriu. Alô? Bom, na verdade, eu gostei muito.